siamo qui a Via Mascagni per conoscere l'attività del Centro Estetico Topazio. Siamo in compagnia di Antonio Ilardo, detto anche Topazio. Topazio perché? Perché i miei amici all'epoca, nei famosi anni 60, quando c'è stata un'evoluzione del vecchio barbiere all'acconciatura, io sono riuscito a trasformare questa evoluzione di questo bellissimo lavoro in un'arte eccezionale. I miei amici mi hanno chiamato Topazio come se fosse una pietra preziosa. Quindi ora la sua esperienza la sta trasferendo a suo figlio? Sì, ho questa azienda da 44 anni, dal 1969, ho insegnato tanti ragazzi che hanno invaso la Campania con molta felicità per loro, chi purtroppo è andato bene, chi purtroppo è andato male. Sono contento, così porteranno in ricordo un maestro, se mi possono chiamare tale. Adesso c'è mio figlio e i miei collaboratori, che mio figlio addirittura si è innamorato del mio lavoro, a tal punto che quasi ha lasciato la scuola per venire a imparare questo lavoro. Per il momento sta alla scuola di acconciatura, ha frequentato già il primo anno, farà altri 2 anni per diventare poi maestro, poi farà qualche stage o a Londra, a Parigi, e poi vediamo se lui può continuare per altri 50 anni la mia attività. Mi sembra che però già comincia ad andare bene, perché le sue esperienze all'estero le sta già facendo. Sì, già ho anche dei validi collaboratori, a chi anche loro sono all'Accademia di Acconciatura, e cerchiamo insieme di portare avanti per altri 50 anni, se possibile. Quindi non c'è nessuna improvvisazione, qui non si improvvisa niente, è una professione vera e propria. E se non si ama questo lavoro, o come tanti lavori, non si possono fare, bisogna amare, io a volte scherzo, dico bisogna parlare con i capelli, non comandano i capelli, ma comanda il parrucchiere, quello che vuole fare, quello fa, non esiste che una cosa può essere difficile. Non è. Quando le vengono a chiedere un'acconciatura particolare, magari per somigliare ad un artista, lei come la mette? No, non ci sono problemi perché diciamo che partecipando a tanti stage, a vedere tanti, anche per televisione, abbiamo delle cassette, non ci sono problemi, perché noi ci aggiorniamo e siamo noi a lanciare poi la moda sul mercato di ogni regione. Oggi l'acconciatore non è un artigiano, è un professionista. Possiamo parlare quindi di professionista dell'immagine? Sì, chiamare professionista è proprio l'ideale, perché, ma non solo nel parrucchiere. Io spero, mi auguro che nel futuro in tutti i lavori ci siano dei seri professionisti, perché purtroppo c'è una manovalanza di gente improvvisata che sta distruggendo un poco tutti i lavori. Ma sono anche quei negozi o quelle attività che durano poco, diciamo? Sì, purtroppo sì, c'è gente che impara un poco, si crede di saper fare un lavoro, ma purtroppo non ha un bagaglio di esperienza alle spalle da poter andare avanti per tanti anni. Oggi l'uomo non cerca più soltanto un particolare taglio di capelli, ma cerca anche di intonare il colore dei capelli con la propria pelle, si cura della propria pelle e così via. Lei che cosa ne pensa? Ma io mi attengo sempre alla moda, mi attengo sempre ai momenti. Per noi è un business, purtroppo, cioè purtroppo tra virgolette. Oggi l'uomo si fa le sopracciglia, si fa il manicure, si fa la depilazione, si fa il tatuaggio. Per noi è un business. Io appartengo a una mentalità un poco, per me il maschio dovrebbe essere sempre maschio, non accetto certe cose, però mi adeguo, perché purtroppo per noi è un business. È cura dell'estetica o fanatismo? Non lo so ancora, non sono riuscito ancora a percepire questo fatto. C'è gente che lo fa per pulizia, per esempio c'è la pulizia del viso, c'è gente che ha dei problemi, c'è gente che ha problemi alla pelle, che cura la pelle, però c'è gente che lo fa
fa per fanatismo e li vediamo sulla spiaggia, li vediamo per strada, che risponda a una curiosità, è un volere apparire diversi o un volere apparire appartenenti a gruppi particolari? Ma secondo me sono loro che hanno dei problemi. Questo è il mio pensiero, può essere un poco drastico, ma è un mio pensiero, perché un uomo o una donna, se hanno la loro, il loro fascino, la loro personalità, non dovrebbero avere mai dei problemi. Una volta i bambini tagliavano i capelli in casa, oggi vanno dall'acconciatore? Quelli sono i nostri futuri clienti, perché ho sempre ritenuto questo, che trattando bene i bambini da piccoli, tu te li porti appresso per 30 anni, 40 anni, poi ci sarà una seconda generazione. Io infatti oggi, 44 anni, sono alla terza generazione, che gli amici mi hanno portato i figli dei figli, e oggi sono alla terza generazione. Chi sono i più esigenti, i bambini, i ragazzi o gli adulti? Ma sono tutti uguali, quando si vedono trattare bene diventano tutti quanti esigenti. Your booty all around. Rapture, everything is. Check. Francesco, io vedo un ragazzo felice, dimmi perché. Perché mi sono innamorato del mestiere di mio padre. E sono contento di continuare la sua attività e spero di continuare ancora a lungo questa attività. Io so che la stai già arricchendo questa attività con gli stage, dimmi che cosa stai facendo. Sto facendo diversi stage, attualmente seguo dei corsi di acconciatura unisex e ultimamente sono stato anche a Londra per degli stage e spero, ma sicuramente, che partirò tante volte durante la mia carriera e per imparare qualche nuovi tagli, nuove acconciature. Tu sai che è una bella eredità sulle spalle, molto pesante, papà lo chiamano Topazio non a caso, tu sarai un Topazio Junior. Sì, sono contento di avere un maestro, sono contento di essere suo figlio e spero di non deluderlo, perché lui conta molto su di me. E cosa ne pensi, scusami, di questi tagli, anche tu la stessa domanda, di questi tagli moderni che si fanno oggi? Diciamo che ai giorni d'oggi la moda è questa e io, per carità, rispetto la moda e mi piacciono, a me personalmente, a me piacciono questi tagli rasati più particolari alla Amsic, questi disegni in testa. Ma sono frequenti oppure no? No, diciamo che il taglio rispecchia un po' la personalità della persona. Diciamo che se uno è un po' più, diciamo, fra virgolette, pazzo, si fa quel taglio più rasato, più modaiolo, diciamo noi, no? Sì, mentre se una persona è un po' più seria si fa un taglio magari non a macchinetta, un taglio tutto a forbice, scalato, ordinato. Abbiamo qui un collaboratore di Topazio, il suo nome è Mario, se non sbaglio. Mario, di che cosa ti occupi? Io mi occupo molto dei giovani, creando molte tecniche per i ragazzi, per far sì che i ragazzi restino sempre contenti dei tagli che noi effettuiamo. Ma quando hai quelle richieste particolari, no, con disegni particolari, in che modo ti poni tu? Sì, mi piace anche effettuare disegni in testa, diciamo tatuaggi. In questo settore bisogna saper fare tutto, perché i clienti sono molto esigenti e bisogna accontentarli in tutti i modi. Ma questa tecnica chiaramente presuppone uno studio particolare? Sì, si fa dei corsi per disegni e tatuaggi in testa che noi effettuiamo. È molto complicato? Se si fa con passione tutto diventa più facile. Giuseppe, tu che cosa fai nel salone di Topazio?
Io taglio i capelli, sono un collaboratore che lavora già da un po' di tempo qui nell'azienda di Topazio e sono molto lieto di lavorare in un'azienda sana come questa, è molto organizzata sia nei tagli che nel... È vero che non si perde mai di vista l'insegnamento del maestro nonostante le tecniche innovative? Sì, i consigli del maestro vengono sempre ben accetti e non si devono mai trascurare tutti i suoi consigli e le nuove tecniche ci può insegnare e ci può mostrare nell'ambito lavorativo sia per i giovani che per altre categorie d'età. Quindi voi vi confrontate comunque con lui anche quando si tratta di discorsi nuovi all'interno delle acconciature? Sì, cerchiamo sempre di confrontarci, di tenere sempre un po' al passo come lui e tentare di non tornare indietro, è sempre migliorare e andare avanti verso le nuove tecniche e tendenze che ci circondano ogni giorno. Concludiamo questa trasmissione dal Centro Estetico Topazio in via Mascagni. A voi tutti, Brunella Postiglione.